Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, video di oggi per parlare della nostra Inter un po' malaticcia, influenzata. Non voglio dire malata, dico malaticcia, dico influenzata. E quali potrebbero essere, insomma, un pochettino le cure per farla tornare in carreggiata. Prima però concedetemi un minuto neanche per parlarvi di Satispay, l'app per le vostre finanze. Con Satispay potrete pagare i bollettini della pubblica amministrazione, potete ricaricare il telefono. Per me è una manna dal cielo perché ci compro i biglietti del treno. Io che prendo il treno due volte alla settimana, con Satispay ho svoltato con Satispay. In più, Satispay la potete usare per fare i vostri acquisti all'Interstore. Io quando compro le cose all'Interstore ormai pago solo con Satispay perché mi trovo talmente bene che Satispay. In più, per gli amanti del fantacalcio, potete usarla anche come cassa comune per il fantacalcio. Io ho degli amici che fanno il fantacalcio, ci mettono 100 euro per uno, sono più di 10, 1000 euro, chi li tiene? Li tieni te? No, non li tengo io. Li tieni te? No, non li tengo io. Li tiene lui, li tiene lei. Alla fine li versate su Satispay, stanno lì e alla fine chi vince se li cucca, se li prende. Quindi Satispay è l'app per le vostre finanze con cui potete comprare e pagare tutto. Veniamo a noi. Quest'Inter malaticcia, leggo un pochettino sui social, vedo un pochettino sui social che c'è tanta gente che, insomma, c'è chi ci mette poco. Non so se fate così anche con vostra moglie, se fate così anche con le vostre fidanzate. Per me quando appena litigate con la vostra moglie o con la vostra fidanzata, non è che la mandate a cagare subito. Vedo gente proprio che è arrivata a conclusioni drastiche in mezzo secondo. Ci mette mezzo secondo a dire: questo è da mandare via, due calci in culo a quello. Ma tante volte bisogna anche un attimo ragionare. Ma mandare via gente per prendere il primo che passa per la strada, non lo so, è la cosa migliore? È sempre la cosa migliore? Ma tanto facciamo talmente schifo che anche se ci vado io peggio non posso fare. Cioè, ragazzi, Simone Inzaghi, prima di venire all'Inter, era l'allenatore giovane più in rampa di lancio e più stimato di tutti, anche perché a 45 anni aveva già vinto comunque dei trofei con la Lazio. Pioli ha vinto il primo trofeo a 60 anni, eh? Pioli fino all'anno scorso era il perdente dei perdenti. Adesso Pioli l'ha vinto un signor allenatore. Però quando era all'Inter, ma Pioli non è da Inter, è un prete, fa schifo, fa ridere. Lo stesso Spalletti. Adesso hai visto Spalletti a Napoli, eh? Vedi, no, vedi come gioca al Napoli, lo vedi Spalletti? Ma quando era da noi? È monomodulo, gioca solo una punta, non è da Inter, è un cagasotto. Vedrete che Inzaghi, il giorno che andrà via dall'Inter, che sia fra un mese, che sia fra due anni, non lo so, andrà in un'altra squadra, farà bene come sta facendo Pioli al Milan, farà bene come sta facendo Spalletti al Napoli, e tanta gente che non lo voleva più sarà lì a dire: però hai visto Inzaghi? E noi saremo qui a sfanculare il De Zerbi o l'allenatore di turno che ci sta allenando in quel momento. Cioè, noi siamo come un gatto che si morde la coda, capito? C'hai Spalletti? No, fa schifo, non è da Inter, va via. Però hai visto Spalletti come fa a giocare bene al Napoli? Pioli uguale. Prendi Pioli, fa schifo, è un prete di campagna, non è da Inter, va al Milan, ma l'hai visto però Pioli? E guarda, Inzaghi farà la stessa fine, eh? Inzaghi farà la stessa fine. È all'Inter, non è da Inter, è un cagassotto, è un perdente, andrà via dall'Inter, farà bene come faceva prima la Lazio, e la gente dirà: ma hai visto Inzaghi? È un cane che si morde la coda. È un cane che andrà a finire sicuramente così. Sentire la gente adesso che rimpiange Pioli e Spalletti quando li avevamo, dovevo combattere. Cioè, contro la gente che non voleva Spalletti. Però va bene, cioè, tanto andrà a finire così. Detto questo, secondo me è in questi momenti che bisogna tenere la barra dritta, non bisogna perdere la bussola, non bisogna perdere la tramontana, come si suol dire. Quale può essere la cura? La cura è una sola: noi dobbiamo avere la bravura. Ci vuole anche un po' di buco del culo, perché il buco di culo nella vita ci vuole sempre, non solo nel calcio, dappertutto. Noi dobbiamo avere la bravura di vincere, di fare un filottino di 3 vittorie in fila. Con tipo 3 vittorie in fila ti rimetti in carreggiata, torna il morale alto, si sistemano le cose, si acquieta un po' tutto, però devi avere la forza e la bravura di riuscire a fare
tipo quelle tre vittorie in fila che servono. Perché se non fai quelle tre vittorie in fila non ne esci mai. Cioè, l'Inter è abituata, negli ultimi anni è stata abituata a farci vedere anche a fare dei bei filotti di 6, 7, 8, 10 partite in fila vincendo. Cioè, se te ne servono, ti servono quelle 3-4 vittorie che ti fanno uscire dal pantano delle critiche, dal pantano della depressione, da questo pantano qui. Se riusciamo con la calma a uscire dalle sabbie mobili con queste 3-4 vittorie, secondo me le cose si rimettono a posto. Ovvio, ovvio che se queste 3-4 vittorie non arrivano, è un problema. È un problema per tutti, per Inzaghi in primis, perché comunque è lui al timone della nave. E da che mondo è mondo, comunque, insomma, l'allenatore è sempre quello che paga, è sempre quello che paga per primo, è sempre quello più subissato dalle critiche, a volte giustamente, a volte ingiustamente. Quindi io spero che Inzaghi possa ritrovare la direzione giusta e vincere 3-4 partite per farci uscire da questo pantano. Ammetto anche io che sono il suo primo sostenitore, perché, cioè, dico sempre, io non sono figlio di Inzaghi. E non sono pagato da Inzaghi, quindi, cioè, non ho problemi a dargli 5 in pagella come ho fatto col Bayern Monaco o 4 e mezzo come ho fatto nel derby. Cioè, non è che gli do 6 se fa delle robe che non capisco. Ammetto che anche io ultimamente sto vedendo Inzaghi un pochettino in difficoltà. Anche io certe sue scelte faccio fatica a capirle. Poi in Italia siamo 60 milioni di allenatori. E quindi ognuno di noi ha la ricetta in testa, ha la ricetta giusta, giusta per sistemare le cose in ogni momento. Quindi, però ammetto che anche io, sia nel derby, con la Lazio, anche col Bayern Monaco, ci sono tante cose che non ho capito nelle formazioni iniziali, nei cambi. Però non possiamo negare che l'anno scorso, per 4 mesi, a detta di tutti noi, l'Inter è stata quella che ha giocato meglio, cioè il miglior calcio degli ultimi 30 anni, l'Inter l'ha fatto l'anno scorso 4-5 mesi con Inzaghi. Poi alla fine ci vogliono i risultati e sono quelli che rimangono nella storia. Però detto questo, no, non credo che abbiano disimparato tutti a giocare. Io, se devo trovare un difetto a Inzaghi, che secondo me è un ottimo allenatore sul campo, ogni tanto forse è un allenatore che per diventare top e quelle cose o le hai o non le hai, per diventare top, secondo me gli manca tenere le briglie. Quando il cavallo diventa imbizzarrito, deve tenere le briglie e tenerlo saldo alla guida. Invece lui delle volte mi sembra uno che si fa un po' condizionare dall'ambiente, dalle critiche, dallo spogliatoio. Secondo me, a livello caratteriale, ogni tanto manca di qualcosa, però a livello tecnico e di allenatore è quello che ci ha fatto vedere il calcio migliore, è quello che comunque ci ha fatto vincere due trofei in finale contro la Juventus. Cioè, l'anno scorso l'Inter ha giocato 4 volte contro la Juventus, e se non fa una mezza cagata Dumfries a San Siro, vince 4 volte su 4 contro la Juventus. Io, da quando seguo il calcio, non ho mai visto l'Inter in una stagione battere la Juventus 4 volte su 4. Abbiamo fatto 3 vittorie e un pareggio. Cioè, non possiamo dimenticarci tutte queste cose. Non ce le possiamo dimenticare. Solo che l'Inter è una squadra psicopatica che, quando le cose vanno bene, va. Appena le cose cominciano un po' a andare male, va in depressione, va in ansia da prestazione. L'anno scorso tutto è nato con la doppietta di Giroud in quei maledetti 10 minuti del derby. Cioè, lì per 1 mese e mezzo non abbiamo più vinto, perché siamo psicopatici, siamo una squadra psicopatica, purtroppo. Questo è il nostro limite, è il nostro limite. Però io resto convinto che se vinciamo 3-4 partite in fila, se dovessimo vincere 3-4 partite in fila, potremmo tornare l'Inter di quei bei 4 mesi dell'anno scorso, l'Inter che comunque si è giocato lo scudetto fino all'ultima giornata, l'Inter che ha vinto 2 trofei, l'Inter che ha vinto 2 finali con la Juve. Però bisogna fare quelle 3-4 vittorie in fila, e qui ci devono mettere del loro, i giocatori e l'allenatore, perché c'è un detto che dice: aiutati che il ciel t'aiuta. Noi, più che avere fiducia e cercare di fare discorsi razionali, non possiamo fare. Poi, se la barca si riprenderà o se precipiterà,
Qui dipende solamente dai giocatori e dall'allenatore. Iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like alla pagina Facebook, clic 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 clic, e poi, come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!